Strette di mano, intese evidente, abbracci. Gio Tacopina e Walter Zenga si sono capiti al volo, dopo un volo, nel senso di viaggio aereo da Dubai, dove l'allenatore vive, rimasto segreto nei giorni in cui, per sostituire Stefano Vecchi sulla panchina del Venezia, si facevano tanti nomi. Oddo, Baroni, Iachini, ma non Zenga, che invece era già arrivato in laguna, pronto a trattare il suo possibile ingaggio. Partiamo da un presupposto che per me, se un presidente ti chiama e ti chiede un colloquio, questo colloquio non può avvenire per telefono, ovviamente. E quindi sono partito perché è giusto andare a conoscere le persone vis-à-vis di persona. E mi sono fermato. Ma non c'è niente di strano, succede nella vita. E così il biglietto di ritorno a Dubai cancellato, moglie e due figli piccoli a tanti chilometri di distanza, ma una nuova avventura in panchina dopo la sfortunata parentesi di Crotone. È la prima volta in Serie B per Walter Zenga, che si affida a un suo vice Benny Carbone per comprendere meglio come si giochi in cadetteria, con una squadra che deve riprendere fiducia dopo un pessimo inizio di campionato. Questo è il Venezia di Walter Zenga. La Venezia invece di Walter che precedenti c'ha? Tra i vari ne dico uno tecnico, cioè Gianni Vio in passato è stato anche un amico, ma anche un buon consulente tecnico. No, Gianni Vio l'ho portato io nel calcio che conta. Sono stato il primo ad avere fiducia in una persona che lavorava in banca e che allenava a tempo perso in eccellenza, nel Dolo. Quindi la mia Venezia è anche quella legata all'anno scorso, quando sono stato qua con mia moglie per 5 giorni, e la mia Venezia sarà questa. Sto cercando casa, chi mi vuole dare una mano lo ringrazio, perché non vedo l'ora di trovarla, perché stare in albergo per me anche solo 2 giorni diventa pesante. E la mia Venezia sarà soprattutto campo, casa, sarà studiare le cose migliori da fare per far sì che questa società possa essere soddisfatta del mio lavoro e i tifosi tornare allo stadio per sostenere la squadra. Lo stadio, si gioca in uno stadio appunto come quello di Sant'Elena, si pensa a uno stadio nuovo e quindi anche questo è la base del vostro progetto? Questi sono i progetti futuri, che sono le idee da perseguire. Mi sembra che il presidente Tacopina ha fatto una cosa che altre persone in giro per il mondo non fanno. Lui ha promesso e sta facendo, che sono cose differenti che promettere e poi non fare. Quindi il prossimo step sarà migliorare gli spogliatoi, migliorare lo stadio, arrivare allo stadio nuovo. Ci saranno tante cose, ma fino adesso sono state già fatte tante cose importanti per il Venezia.